tutto non piglia piglia. È 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 tutto non piglia piglia. Tutto non piglia piglia. Chi rimane ficca fi. Tutto non piglia piglia. Tutto non piglia piglia. Tutto non piglia piglia. Ti rimane ficca fi. Ficcame mucho, sì, ficcame mucho, e ficcame mucho. Silenzio, e arrivati alla ruota. Questa è la ruota, il podcast della domenica. Mi hanno purtroppo demonetizzato, mi hanno bloccato la monetizzazione così, senza dire il motivo. Facciamo anche abbastanza presente che il sottoscritto non ha violato nessuna norma della community di perché mi oggi essere del genere. Ah, secondo me è probabilmente la coincidenza, perché siccome ci sono stati. Ah, i collegamenti dei miei podcast. I heard your radio. Arrivata sta mail e poi il giorno dopo vado e vedo, minchia, mi hanno tempio bloccato e bango che è morto, mi ha bloccato. E chi cazzo ti ha detto che mi devi bloccare? Ah, chi cazzo ti ha detto? E poi dicono che non bisogna essere offensivi, ma quasi molto ironici. Shh, no, non è una scusa. Shh, silenzio per favore. Comunque è successo di sabato, e quindi siccome è successo di sabato, dovevo aspettare poi lunedì probabilmente per la riattivazione della monetizzazione dei miei podcast. Ed è il motivo principale per cui lo faccio. E questa è una rottura di cazzo, fratelli. Fratelli e sorelle, benvenuti e ben ritrovati alla ruota. Iscrivetevi a questo canale YouTube. E lasciate un mi piace, lasciate un like, pensate una condivisione. Seguitemi su Spreaker, Spotify e tutto il resto, che nonostante tutto quasi continua. Perché per fortuna questo problema secondo me verrà risolto. Anche picchia io pagato non è la miseria. Quindi che cazzo! Vaffanculo! Anche cazzo! Ma penso che una soluzione si troverà molto facilmente e pacificamente. Adesso, come al solito, sulla ruota mi sfoghio. Speriamo che per lunedì riceve una risposta alla mail. Una risposta alla mail. Una risposta alla mail che ancora non è arrivata. Ovviamente perché oggi è sabato. Ah, è tutto non piglia piglia. Tutto non piglia piglia. Tutto non piglia piglia. Tu mi dici, ma nella sala forse il microfono un po' più figo così. Il problema è che poi c'è una cosa che si sbatte un po' là, quindi non è. Cosa mi così? Minchia, potrei fare. Non ci ho pensato prima per ovviare alcuni problemi. Potevo semplicemente piegare il microfono. Solo che così si vede un po' il filo, quindi magari è un po' brutto. Magari è un po' meglio. Questa è semplicemente la soluzione a tale dilemma. A tale dilemma! Dilemma di Letta. Di Letta Leotta. Leotta Leotta. Forse poi diventa troppo facile. Ma la videocamera è tipo. Sembra un pene proprio. Che invade la privacy e l'esistenza della gente che guarda i video. E quindi è una cosa problematica. E tu non piglia. Guardate la mia tastiera super flashante. E tu non piglia piglia. E tu non piglia piglia. Tu non piglia piglia. Che ti trasforma e la sarà. E poi che ti rimane il ricordo del ficca ficca. Le massime del maestro. Il maestro Troiesco, come direbbe anche lui. Il piglia piglia, un fic fic con l'assa assa. Piglia piglia. Comunque la gente parla sempre con le cose che non sa. Allora, che rottura di cazzo. Ragazzi, questo demonizzazione. Sto diventando un demone. Demonetizzazione è una rottura di cazzo. Ok. Però forse se usiamo. Certo, ecco. Ma se parlo così no, perché proprio sto cantando.
In the end, does it even matter? Matita, yeah, 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 yeah. Yeah. Oh. Shh, silenzio per favore. Questo è un ASMR. ASMR. ASMR Roma. Ah, che cazzo sto raccontando. Ricordate quando, forse molti di voi non so ricordarlo, vabbè. Ho avuto visualizzazioni su YouTube sul telefono perché volevo improvvisare i cagazzi, ma alla fine i soldi per comprare tutti questi telefoni che cazzo c'è, uno basta qua. È tutto un pigliaviglia. Mi perdonerete che mentalmente parlo con voi. E pensate, ma nella mia. Nella vedeia, suppongo che la monetizzazione appunto sia saltata perché la coincidenza higher trade comunque sto cercando in Pokémon Archers che voi non vedete perché state vedendo una cosa luminosa e basta, cioè, fantastico. Pokémon Archers, che forse adesso vedete meglio, no, sempre comunque una cosa. La luce divina ieri allo Switch. Ho abbassato pure la luminosità, ragazzi, cioè, è allucinante. Anche stavolta vedete. Ah, finalmente, ecco, con l'umino. Devo abbassare luminosità al minimo. Per far vedere qualcosa che è comunque sempre sbalacquasciante. Questa webcam fa abbastanza cagare, sa. Ma dai, sto pagando 20 euro. Comunque sto cercando qualcosa, ragazzi. Questa cosa che sto cercando. Chiama un Pokémon con tre foglie che ci cade qui. Poi ho visto su YouTube e ho visto che dice che bisogna saltare poi. Da una sponda all'altra saltare, nel senso che bisogna avere il coso per nuotare, io non ce l'ho ancora. Ma ce l'avrò poi. Quindi effettivamente, perché io devo impazzire con un pazzo furioso. Se tanto poi lo posso prendere comunque. Matteo mi ha detto che comunque è in zone paludose. Mi dice che non c'è bisogno di usare le cose per nuotare. Io faccio l'ultimo tentativo di cui voi sarete testimoni. Mamma santa. No, non vi voglio cagare, lasciatemi in pace. Un Pokémon di voi non me ne frega niente. Avete capito? Io cerco solo quello con tre foglie. Brutte merda e schifose anche. Ecco. Voi mi chiederete, Paolo, scrittore volante, perché sta registrando se in realtà vai stesso a giocare a Pokémon? Avete ragione. Però poi ho anche pensato che siccome a ruota può essere molto a ruota, a ruotesco, come dire anche qualcuno. Ho pensato, ma mia, che mi devo te? Io alzo tutto assieme. Casomai, poi si interrompe e si riprende, tanto oggi. Voi direte, ah, ma Paolo, o qualcuno potrà pensare, anche giustamente. Caro Paolo, ti hanno tolto il denaro, la monetizzazione, che cazzo registri a fare? Hai ragione, lo so, chiesto anche io. E la risposta che ho trovato è stata, sti cazzi, miei cari amici. Lo faccio comunque perché un uomo che deve mantenere la sua fedeltà ai suoi principi, alle sue schede, al suo piano editoriale, al suo piano, perché io non ho un piano, deve comunque proseguire come tutti i nobili di animo saggiano. No, nessuno. Una persona che conoscevo
che chissà che cazzo si ha fatto, non lo vedo da 200 anni. Tipo ancora una vola barba, l'ultima volta l'ho visto, mi sa. Ursaring, anello di urso, di Ursula, di urso, la rangura, Matteo Capo, ha detto che c'è non c'è un tono cazzo, mi sa che me ne fotto e faccio come nel video, che ho trovato su YouTube. Or dunque, miei cari ragazzi, è giunto il momento di fare una cosa molto importante. Una cosa molto importante che vi renderò partecipi mentre vi parlo. Comunque, dopo due settimane di Covid, sono tornato le 6 settimane a uscire e a vedere la gente. Ultimamente ho fatto tanto freddo, oggi piove. Però, se la settimana prossima continuerà a fare la stessa temperatura, ma siamo 10 minuti dove viene il famoso dato. Ma ce ne sbattiamo anche di questo, oh cazzo. E se ce ne sbattiamo anche di questo, per quel motivo? Perché sì. Perché mi sono rotto i coglioni, direi, quel dado maledetto. Tanto porta sfiga. Quindi non lo tiriamo. Siamo in belle quest'oggi. Ah sì, sono uscito. Col fatto che sono uscito, ho rivisto la gente. Di alcune non ne sentivo la mancanza per niente. Ho fatto poverino. Di altri. Però boh, non so manco se ma forse potevo uscire, forse un po' mi scoccio uscire stasera. Oggi mi scoccio a fare tutto. Mi sento sgangherato, deciso di non allenarmi. E quasi quasi torno a fare la corsa e cerco di gestirmi un po' meglio, praticamente. Forse questo allenamento è purtroppo massacrante, queste cose degli americani. 2-25 minuti, bello efficace, secondo me fatti magari abbastanza bene anche rapidamente, però. Magari ci sono quei giorni che capitano in cui però ti senti un po' distrutto e dici ma sarebbe meglio fare un allenamento che magari mi dà la possibilità di essere un po' più flessibile e invece fare, cioè proprio lunedì fare un allenamento, martedì fare un altro, tutto bello. Il problema è che poi io giovedì mi sentivo stanco e ho deciso non sono riuscito a fare niente, quindi ci vuole un po' qualcosa in più. E zumpa, ok. Andiamo a fare queste principali cose a caso. Ecco, ti vuol dire che sei pronto, giusto? Ovvio. Lilli canta, io mani spollenda, anche in preda alla collera, cerca di non distrarti. Chi lo veglia per l'attesa. La caviglia di Mauro è bella e nuova, ragazzi, è uno dei miei inguenti curativi. Genaria si chiama così. Invece Geranio. Le chiedo scusa per ogni che abbiamo causato a voi. Del team Perla. No. Mauro ha tentato di farsi carico della questione, ma troppo per lei sola. L'esito non è stato dei migliori. Mai conosco le buone intenzioni, le sue buone intenzioni. Lilligant, la regina delle creste, è come una danzatrice in un continuo movimento. Ti consiglio di fissarla con attenzione, per anticipare le sue mosse e schivarle. A forse schivare se attaccherà mai stancherà abbassare la guardia. A quel punto basta lanciarle contro un Pokémon per farle vedere chi comanda, conto su di te. Ok. A posto. Nebbia, tanta nebbia, troppa nebbia. La nebbia si dirada, forse? Sì, no. Eccoci qua. È lucente. Gira le creste, le panche, le creste panche. Panchettone.
registriamo il ruoto mentre affondiamo poi, no? No? Voi che dite? Oddio fantasy. Interessante questo modo nuovo in cui praticamente i protagonisti affrontano loro stessi. Lancio un Pokémon di lotta, ok. Loro stessi Pokémon. Ragazzi, devo dirvi una cosa. Forse è la migliore delle idee parlarvi mentre sto giocando a questo principale. Devo concentrarmi. E poi dovrei emozionarmi in qualche modo. Sgomento. Confusione. Ha. Vabbè. Non è certo il massimo. Ragazzi, sono un po' stancato, un po' dell'ambiente, un po' di tutto, un po' della roba, non sapete. Ma tanto l'ho già detto, cioè, sempre le stesse cose, dico, sono divento ripetitivo e noioso. Ieri c'era il concetto di Marco, di Gabuma. E ho pensato che ieri ero comunque in tavolo di persone che conosco abbastanza bene. O comunque guagnonielli, ragazzi, persone che comunque hanno ancora delle mentalità un po' così. E ho pensato, ma è bello quando, cazzo, cominci a pensare. Ma poi a me. Fondamentalmente. Cazzo me ne frega. Ho pensato che nella vita spesso si passa anche troppo tempo a pensare, io devo comportarmi in questo modo perché se no c'è qualcuno che prende offendersi, bla bla bla. E poi si passa il tempo a non accontentare se stessi, fondamentalmente. A non farsi mai felici, a non rendersi felici. Poi diventa tutta una noia, tutta una paranoia. Non siete d'accordo? Avete mai avuto presente questa cosa? Poi si diventa grandi, io quando uno si comincia a comportare, essendo se stesso, essendo tranquillo, comincia a pensare, ma sì, ma che te ne frega di un sacco di gente. Puoi chiudere e puoi mettere da parte un sacco di cose. Puoi chiudere e puoi mettere da parte un sacco di cose. Cose che a me io mettere da parte. È strano avere una vita in cui praticamente esisti in
molto, molto, ma molto interessante, diciamo. Il modo più interessante possibile. Cosa intendo dire il modo più interessante possibile? E cominci a essere libero e di fregartene totalmente. E cominci a capire che per quanto uno possa voler bene, per quanto uno possa essere innamorato, è la vita la cosa più importante. Non sono questo. Se voi mi chiedeste se per me è più importante l'amore o se è più importante... non lo so. Il soffrire per amore, no? Certe volte pensi che certe persone sarebbe stato meglio non incontrarle. Poi pensi che magari da qualche parte, nel loro animo, magari c'è qualcosa di... che poteva essere esattamente come pensavi che fosse. Che forse non era tutto amore platonico. Che forse non era solo la banalissima spiegazione che tutti danno. E la banalissima spiegazione che tutti danno è quella che fondamentalmente è Paolo. Sei tu che ti hai pensato, hai dipinto una persona per quella che realmente non è. Beh, può essere. Sta di fatto. Quando uno ha una convinzione è difficile che si convinca di qualcosa di diverso. Merz, Nos, Equides. Accidempoli. Accidempoli è una mia affermazione. TM Paolone. È più complicato della paziente. Sto per morire. No, o sono morto. O meglio, il personaggio è vivo, ma è come se fosse morto. L'energia. Avete capito, stronzi? Guardate voi che cosa mi devo inventare per fare delle cose più contemporanee. Sono proprio un folle, sono proprio un creme folle. Da questa battuta ho già usato ieri che devo dire il Paolone che viaggia mi ha dimenticato di dirmi di andare a guardare la web che non va più avanti così. Anche abbastanza. Tanto io sto parlando senza neanche sapere se mi sto sentendo, proprio che sto parlando là con il microfono è qua che sono due metri, no, un metro e qualcosa. È una mossa totalmente geniale per tutto questo, no? Pensate voi che se riesco a prendere un computer portato, lo piazzo qua davanti e faccio ponte casa da qui praticamente. La vita è una merda. Tanto il computer portato di cui parlo, l'ho comprato qualche anno fa, con i famosi bonus della scuola, di mia madre, perché molto banalmente, in effetti fu una spesa ben poco necessaria.
perché per un qualche giorno andavo a Bologna e dovevo studiare in teoria con il computer portatile. Un po' da sé che non poi l'ho fatto un po' dopo. Però poi alla fine mi trovo anche a pensare, tanto la prima volta tutte le volte ho fatto il video. Che chiesa ne era? La posta era... Ho appena vinto questo l'università, proprio il 2000, la fanno più, il 2017 del tutto. Allora, ho appena vinto questo. Ancora non conoscevo un sacco di cose. Adesso stiamo parlando di... Quanto ne fa? Oh, non colpisce tempo, io prendo il pezzante. Mamma mia, ma... devo dire che questo computer portatile non è quello che ho fatto, si è rotto diverse volte, e infatti l'ho potuto sfiduciare perché si è rotto diverse volte. Ma secondo me è perché c'è la garanzia, sì, ma la garanzia l'ha fatta su mamma, perché tutte le volte che ho parlato del prodotto in garanzia, cioè ogni volta non funziona, cioè si è rotto tutto, sto pagando 100 soldi. Cioè poi ho pensato, ma che cacchio devo riparare 100 volte? Cioè un giorno ne prendo un migliore se mai avesse la necessità. Tanto poi c'è lo switch, il computer fisso. Una spesa abbastanza, anche se poi alla fine non è sostenuto, perché poi Bologna sono risalito e appunto da poi continuare a vedere serie TV, cose, robe, su Netflix, cose che poi grazie al computer portale. Tutte le vite ne incrociano un'altra, perché era qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. Così riporto le iscrizioni sulle rovine flemme, delle rovine flemme. Si tratta di certo delle parole del sommo simbolo, che cazzo è sto sommo simbolo? Un dio? Probabilmente. Sebbene siano servite gesta di una certa persona qui presente affinché le comprendessi per me, siamo in debito con lei, genari. Un femmine e gennaio, solo che manca una sola N. Ma non farti carico di responsabilità da sola. Far affidamento agli uni sugli altri non dovrebbe essere qualcosa di estraneo per te, vero? Non è ciò che facciamo noi, capitani, con i Pokémon. Porca troia! Ha ragione. Beh, dopo un discorso del genere non posso certo prendermela con te. Però voglio dirti una cosa, Mario. Hai agito come meglio credevi, lo capisco. Ma allora in poi non nascondomi più niente. Non ne hai bisogno di nulla, beh, così come sei. Ma allena di un dovere. Caso mai dovesse nuovamente succedere qualcosa all'indica. Dove proteggerla il monologista. Sì. Ma allora in poi vedresti occuparti con me della tutela dell'acquitrino. Informerò per una che vostra luna è stata placata grazie all'olio del team diamante e del team glass. Il caso è Giotto, mi sono chiamato così Giotto. I soliti motorini, guarda come sono fighi, sì, li voglio ficcare, la voglio ficcare ora proprio, ecco, sì, la mangiura. Che stavo dicendo? Ah sì, ok. E ho chiamato il mio starter, Starplot. Ed è stata la prima volta che ho... Una delle prime volte che ho dato un soprannome. O la prima, da tutto, di solito non lo facevo. Sapete, è tenuto una cosa bella, il nome normale mi sembra già abbastanza figo di tutto.
Sempre stato lì. Poi non mi sento, non so se forse da bambino gli do questo soprannome, non mi ricordo un cazzo. Gennaia, oggi è stato un giorno memorabile. Io. I tre team hanno unito le forze per il bene comune. È stata un'esperienza alquanto dilettevole per me, ma ora è meglio che vada. Ciao. Damon, sai, io sono il leader del team diamante, lo so. Noi veniamo il suo simbolo, il padrone del tempo. Il tempo scorre da sfondo della trama, per questo non possiamo vivere con la paura dei cambiamenti. Non possiamo fare altro che adeguarci e tentare di migliorare il nostro presente. E qualcosa mi dice che non domina mano potrò realizzare questo proposito, quindi ci vedremo. Giovano, grazie ancora. Oddio, io ora voglio parlare un po' con Lydia, se ti capisci. Ma proprio così gentile e tranquillo come te, da dove veniva quella colla? Quella colla, tutta quella colla. Ammetto che è stata anche colpa mia, non sono riuscito a proteggerti. E ho anche dovuto nascosta la verità. Bella musichetta. Lilliput. Lillipuziani. Lilli. Sta a posto. Che ore sono? La solita cazzata di Mattia d'occhio, ok. Ah, nomi e cognomi, oh mio Dio. Un pezzo di legno. Questi pezzi di legno li tengo addosso e non mi sembrano di più. Dove vende delle robe? Perché c'è il borsello pieno. C'è 300 miliardi di pacchi con le robe. Ho già fatto, mi sembra un cazzo. E poi di loro, comunque, devo sempre lo stesso tipo. Lanciare. Gonfione sopra. Andiamo in giro. Vediamo se troviamo qualcosa di importante. No. Niente. Oh cazzo. A me intendo, vabbè che loro sono sempre la stessa cosa, sto già stresso. Cioè io anche sto cazzo di indicati, se no tutti i legati, vabbè. Per ti peggio lo dico, se no tutti i cacchi di proprio del mare mi sono presa. Mi sono quasi suicidato, praticamente. Buttandomi dall'alto. Ah, rovine brumose, forse questa cosa è una. Rovine brumotti. Come sono simpatico, assolutamente sono simpaticissimo. Ma lui è Brumotti, penso che l'avete già sentito. E questi sassi sono come i tuguri. I tuguri, io si diceva proprio questi sì. Mi ricordo quelli che. E vabbè, esistono anche nella. In qualche cultura. Quelli sono nei tumuli del Signore delle Nebbie. In un gioco a Signori Anelli, perché quando ero piccolo, vabbè, ovviamente Signori Anelli è diventato al massimo potenza, no? Banco! Là. E c'è questo gioco che non mi conto qual è, Signori Anelli, però è abbastanza. Tipo Chaton Bombadil. È bagaco! Chaton Bombadil che chi ha letto i Signori Anelli penso che abbia presente benissimo. Il film Tom Bombadil, almeno nei film di Signori Anelli originali, è un film
gli esisteva mai. Però era molto interessante. E Tom Bombadil è veramente molto figo. Comunque vi dico una cosa. Nel 2022, 10 anni fa, cioè ero giocai ero un periodo molto lungo a questo. Sempre qui ho trovato per lui. Queste cose qua. Sì, adesso faccio il simpatico, ma in realtà ci sono ci sono stato male, veramente, porca miseria. Però è giusto anche autoprendersi per il culo. E tra i vari giochi che giocai, c'era Xenoblade, il primo Xenoblade, Chronicles, Skyward Sword, che ho finito da poco, e siccome sono un pazzo, ho pensato, ma sarebbe anche giusto chiudere il cerchio ritrocando proprio una decina d'anni anche al terzo gioco dell'epoca. Questo terzo gioco dell'epoca è Darksiders 2. Nella mia follia paolonica di Paolo, sono scritto yes I am, ho fatto questa cosa qui. Adesso speriamo che posso illustrare più o meno. Vabbè, faccio prima a riprendere lo switch in mano per far vedere al computer. Vabbè, che penso che avete capito dove voglio arrivare. Ah, già il microfono è qua. Dicevo, faccio prima a farvelo vedere con la modalità portatile. Tra l'altro c'è un libro che è caduto qua, vabbè. Allora. Come forse avete intuito, ho ricomprato Darksiders dell'1, però, a differenza dei giochi appena citati, non è stato rimasterizzato. È rimasto la sua versione più o meno originale. Diciamo, perché non è stato rimasterizzato. Sì, vabbè, sti cazzi. Lo so come l'ho fatto di lavoro. Non mi devi fare assunto. Non me ne frega niente. Io l'ho giocato all'1, mi è piaciuto molto, ma anche il 2, alla fine è diventato un po'. Poi è andato nel dimenticatoio. Però ho visto che ci sono anche gli altri, il terzo e l'Origins addirittura, mi sa che ne avevo poi un gioco, perché comunque sono un fan di sti giochini. Magari sono uno che va molto di nicchia. Addio. No! Mandela, mi sei. Ecco, ok. Non so se avete mai visto questa cosa. A me piace questo tipo di giochi, onestamente. Vabbè, a me piacciono tutti i tipi di giochi, però questo è molto alla. Capito? I giochi in cui si combatte così proprio. Qui si combatte proprio con le spade, con le armi. Sono sempre piacevoli. Comunque, questa. E perché ci ho voluto ristallare tal gioco? Se
sempre una parte di noi che in qualche modo un destino non ci creda, ragazzi. Sapete come finì quell'anno? Andai a Bologna. Adesso non è più la stessa cosa, non sono più un giovanotto. Se ci vado, ci andrò con l'intenzione di starci. E l'intenzione vera e propria. Di avere un lavoro e cos'è? Ben diverse, non una mera fuga. Questo fosse un letto. Però spero di concludere tutte le cose che mi, diciamo, trattengo, che ne sono fattibili. Gli esami, dopo la patente e basta. Però ho progetto di andare via entro la fine dell'anno addirittura. Vedremo come andrà. Beh, addirittura sono passati 40 minuti, possono anche bastare avanzare qualche pensa. Ma sì, senza dilungarci. Demonetizzazione, coincidenza. Destino. Sarà il titolo del podcast.